Transat è un percorso assai particolare, non è solo una regata. Per partecipare a questa competizione, ricordiamolo, riservata ai migliori 70 al mondo, bisogna essere dei marinai. Dei marinai come lo si era una volta. Si è soli in mezzo al mare senza assistenza, per cui le barche non possono aiutarti in alcun modo. Un ritorno all'origine, un ritorno alle tradizioni, dimenticarsi dei vari social, di Facebook, del cellulare, perché insomma la Transat ti mette a nudo, cioè o sei marinaio dentro o non arrivi in fondo.